Buongiorno a tutti, oggi vi faccio vedere queste bellissime palline facilissime da fare per l'albero di Natale. E vanno benissimo per riutilizzare i rimasugli di filato perché eh, per ogni pallina servono all'incirca una decina di grammi di filato. Quindi, se avete dei filati che volete riutilizzare, questo è il modo giusto. Eh, e sono appunto semplicissime da fare, veloci, bellissime anche da regalare, e sono morbidose, lanose, quindi perfette per questa stagione, per il Natale. E andiamo a vedere come si fanno perché sono veramente semplici, potete farle di qualunque grandezza e con qualunque filato. Allora. All'interno servono le palline di polistirolo, potete anche mettere l'imbottitura, però è più difficile farla venire perfetta. Invece con la pallina di polistirolo ovviamente vi verrà una pallina perfettamente rotonda. Questa è la pallina di polistirolo e questa è la pallina che viene fuori, quindi viene un pochino più grande. Questa mia pallina, però ci sono di tutte le misure, è da 6 cm di diametro. E ehm, andiamo a vedere come calcolare l'ampiezza del nostro lavoro all'uncinetto, allora vi faccio vedere perché ho già fatto una parte, poi vediamo eh, come si fa ma per la mia pallina da 6 cm io ho dovuto fare un'altezza un po' più alta rispetto al diametro e come si calcola? Si calcola a centimetri, quindi non vi dico quante catenelle fare, perché? perché se non usate lo stesso identico filato che ho usato io e la stessa identica pallina, non vi verrà fuori giusto, quindi è molto meglio utilizzare, come spiego spesso, il centimetro. Per misurare invece coi centimetri, quindi si parte con una catenella che sia eh, allora abbiamo detto che questa è 6 centimetri di diametro. Dobbiamo fare 6 centimetri più il 25 per cento, quindi un quarto. Dividiamo 6 per 4 che Fa un eh, centimetro e mezzo e sommiamo il 6 all'1,5, quindi diventa 7 centimetri e mezzo. Per cui la nostra altezza, in questo senso, del nostro lavoro, la lunghezza della catenella dovrà essere circa 7 centimetri e mezzo. Circa circa perché poi ovviamente il lavoro è morbido quindi eh, se fate 7 ,3 cm non cambia niente o 7 ,8 cm 8 insomma non è che ci sia sta eh, dobbiamo essere mm, al millimetro e eh, non dobbiamo essere precisi al millimetro quindi 7 cm e mezzo dobbiamo ricordarci che dobbiamo fare eh, il diametro della pallina più il 25% ok invece per la lunghezza in questo senso dobbiamo fare in modo che arrivi Chiaramente alla pallina nel mio caso, la pallina è 6 e la lunghezza in questo senso è 16, però basta mettersi fare tante maglie, quanta è la larghezza più o meno della pallina, ok. E, è molto molto semplice e vi faccio vedere come si fa. Questo rettangolino. Allora, io qua sto usando dell'acrilico. Qualunque tipo di filato però va bene, vado a fare un tot di catenelle per arrivare ai 7 centimetri e mezzo nel mio caso, o la misura che vi serve: quindi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vediamo un po' che lunghezza siamo. E più o meno ci siamo, andiamo a fare una primo, un primo giro a maglia bassa. Ok, ed eccoci qua. E poi vado avanti a fare tutti i giri successivi fino alla lunghezza del rettangolo che mi serve, facendo la maglia bassa in costa. Io non faccio la catenella, ma comincio direttamente con la prima maglia bassa nel primo punto, in modo che il bordo mi venga più dritto possibile. E vado a lavorare solo nell'asola posteriore, quindi maglia bassa in costa puntando solamente nell'asola posteriore del lavoro. E tutti i giri si fanno in questo modo qui, quindi super facile, super veloce, volendo potete usare anche la mezza maglia alta, però insomma decidete voi, la maglia bassa è ancora più semplice, quindi io ho fatto quella, ovviamente con la mezza maglia alta vi verranno delle costine un pochino più larghe. Per cui, insomma, potete fare delle prove, tecnicamente, potete usare anche la maglia alta però vengono poi delle coste molto più grandi. Ed ecco qui: andiamo a fare tutti i nostri giri. In questo modo per fare il nostro rettangolo, la nostra striscia e poi anche la lavorazione la confezione del, eh, della pallina è super semplice perché cosa andiamo a fare allora eccoci qua col nostro rettangolo cosa andiamo a fare uniamo i due lati corti e andiamo a cucirli insieme direttamente con l'uncinetto andiamo a cucire a maglia bassissima Andiamo a cucire in questo modo. La maglia bassissima, Ed ecco qua. Poi. Io adesso fermo un attimo di qua usiamo la codina iniziale per stringere da questo lato andiamo a prendere la godalana lo infiliamo nella codina e andiamo a stringere Infilando l'ago una volta da una parte e una volta dall'altra, in questo modo qui andiamo a infilarlo per tutta la lunghezza e iniziamo a stringere il lavoro. Facciamo questa specie di culisse che stringe il nostro foro. stringiamo bene tutto qui stringiamo bene tutto il foro lo chiudiamo bene poi fermeremo il filo Abbiamo stretto il buco, andiamo a infilare la pallina e facciamo lo stesso, la modelliamo bene e facciamo lo stesso lavoro dall'altra parte. Quindi tagliamo qui, tagliamo un po' più lungo perché poi ci servirà un po' di filo per fare la catenella, eh, per fare l'asola, per appendere la pallina. Quindi andiamo a lasciare un po' più di filo. Andiamo di nuovo a chiudere allo stesso modo anche nella parte alta. Ecco qui che sono tornata all'inizio, quindi ho fatto tutto la cucitura per stringere. Vado a chiudere in modo da stringere completamente. Ed ecco qua che la pallina si sta formando. Ecco qui che ho fatto due punti anche di cucitura per chiudere perfettamente. Con questo filo vado a infilare l'uncinetto in un punto e mi porto fuori un cappietto. Vado a fare la mia catenella lunga quanto desidero. 2, 3, 4, 5. 6 7 8 9 10 vedete voi 12 11 12 13 vediamo un po' 14 e 15 vado a fissarla di nuovo alla base con una maglia bassissima poi potete farla anche più lunga se volete Ed ecco qua Io adesso metto un ferma punti un segnapunti per farvi vedere che ecco qui la nostra pallina è pronta ora potete decorarla in qualsiasi modo chiaramente applicando delle decorazioni perché ovviamente essendoci la pallina dentro di polistirolo potete sia infilarle con gli spilli sia incollarle a seconda eh, agganciare dei nastrini come ho fatto io. Infilare nella, nel nostro cappietto delle perline sbrillucicose, insomma, potete fare mille idee per decorarle ulteriormente e eh, potete anche utilizzare ovviamente filati sbrillucicosi e eh, filati multicolori, quindi per avere anche palline multicolori Quindi molto molto semplici queste palline, molto carine da decorare a piacere in, in tutti i modi quindi possono essere personalizzate se le regalate ad esempio eh, possono essere personalizzate a piacere e ogni volta possono diventare diverse cambiando filato colori e decorazione vi aiutano a consumare i rimasugli di filati ma soprattutto vi aiutano a fare dei bellissimi regali oppure a avere un albero veramente unico e particolare che vi invidieranno tutti Direi che ho detto tutto, palline di Natale, lanose, morbidose, bellissime. Ci vediamo alla prossima, ciao!